Un saluto vitaminico dal vostro Sergantis, bentornati a questo nuovo episodio di Bloodstained. Episodio che non avevo programmato di fare perché non pensavo di trovare Zangetsu in questo dialogo qua nel nostro accampamento. Stavo girando per i fatti miei, mi stavo potenziando due cose, stavo parlando con un po' di gente ed è apparso questo dialogo, quindi non volevo che voi ve lo perdeste. Quindi entro e Dominique non ha tutti i torti, però basta parlare, devo andare. È apparso Zangetsu così dal nulla. Sì, abbiamo un modificatore della voce, fa morire da ridere. Ok, niente, a suon di andare avanti e indietro è comparso lui. Niente, io volevo portare solo le patatine fritte a lei. La Tsurumaru, che è una bella spada, una bella katana più che altro. Ho voglia di semi gialli. Ok, poi ne parliamo allora. Nel frattempo, guardate i frammenti. Ho potenziato, non sapevo di poterlo fare, il frammento della competenza di spada. Adesso è di grado 4. È di rango 4, grado 2. Quindi il rango aumenta gli attacchi più veloci con spada, ammazza una mano. E ho cambiato arma. Ho creato questo harpe che veniva dalla spada. È molto più forte, fidatevi. Che, oltretutto l'ho fatto facendo, ora non mi ricordo, la spada di Lofang, lì quella che avevo trovato, unendola con dell'acciaio, e semplicemente quello. Ora sono un po' più rapido, ho un po' meno range, non ho tutte quelle statistiche negative, tra cui maledizione, robe varie, però dovrei veramente menare come un bastardo, visto che ho 40 di attacco come statistiche ora, avendo quell'anello lì e questa spada tirata su. Quindi speriamo veramente di, non dico shottare la gente, ma quasi. Tipo, vediamo. Eh beh. Ok, cambiato tutto. Sì, adesso mena di brutto. Allora, io volevo tornare sotto, passando da quello dove c'era la seggiovia. Perché non ero salito sulla seggiovia. Voglio vedere qua. Ma che bello. Ah, non muore il cane maledetto, eh. Beh, però gli spacco. Armatura scaglie. Sì, però attacco. Ora vabbè. Il range è molto più. Molto inferiore. Però attacco molto più veloce. Ah, è vero, c'era lo scrigno dei componenti. Ripeto di nuovo. Vabbè. Pazienza. Ok, siamo tornati qua sotto. Io voglio prendere a sto giro lo skiliftino. Perché mai io dovrei prendere lo ski? La domanda è perché? Elmo di mezza frusto. Elmo di mazzafrusto. È un elmo brutto. Ok, famiglio. Finalmente. Subito. Mi segue sempre lui ora. Perfetto. Ok, salire di qua cosa mi comporta? Comporterà qualcosa. Guardalo lì, sali di livello. Fantastico. Mena lì. Aggressivo. Ok, non serviva assolutamente a niente fare sto giro. Ma quello è il mio. Quindi io di qua potrei tornare. Potrei andare in basso a sinistra. Sì. Un oro. E che faccio fatica a capire qual è il mio. Vabbè. Ma lui se li mena, lui. Se li mena tranquillo. E sale di livello. Pelle di leone, che ne ha usate tre. Sì, perché ho fatto un cambiamento di equipaggiamento. Ho messo
No, non l'ho fatto alla fine. Avrei potuto farlo. Prendevo un'armatura davvero, davvero ottima. Con solo tre pelli di... Con solo tre pelli di leone. Guarda, salgo di livello io. Ti faccio veramente molto più male. Ah, li prende da un'altra dimensione, tipo. Figata. Caglio, perfetto. Che c'era servito prima per fare. Non mi ricordo cosa. Al formaggio, sì. Ovviamente, come nella realtà. Ok, da sto lato andiamo. No. No. Quindi è un casino. Dobbiamo fare veramente un sacco di strada indietro. Lo posso fare? Lo posso fare a sto giro? Visto che non l'avrò mai fatto negli altri video. E ho detto, ogni volta dico lo faccio. Penso che sia il momento di déjà vu. Déjà vu. Eccoci. Allora, dalla cascata. Qua non ce l'avamo passati. No, non me lo dire. Ah no, questo. Ok. Sotto la cascata, ovviamente, è un cliché. Anello cri. Anello critico sa di bello. Nani? Subito. Così non abbiamo più la voce da scema. Ma al di là di quello, anello cri. Cioè. Ok, devo per forza. Sì, devo per forza fare una cosa. Devo per forza utilizzare, laddove è possibile, inventario. Allora, dov'è il... Eccola qua. Mi serve usare la stella, ragazzi. Sono troppo alla faccia del déjà vu poi dopo. Sono troppo impestato. Ok, infatti. Già che ci siamo, vi faccio vedere qual è la pelle del leone. Che era il gilet da segugio. Yes. Che ci rende delle discrete bestie di Satana. Non sono soddisfatto della potenza di lei. Mi hanno sofferto un po' all'inizio, ma adesso. Adesso andiamo meglio. Soprattutto col fatto che ora la spada fa più. Attacca più velocemente, fa più danni. Mamma mia, 41. In più abbiamo il mini famiglietto, che è fantastico. Ok, allora devo andare a sto giro qua e rifarmela da quel lato lì. Perché secondo me c'è la forte possibilità che ci sia un boss da quelle parti. Che io mi sento che mi dia. La capacità di nuotare, secondo me. No, 40. Così, d'amblè. Famiglio, anche lei! Evochi l'aiuto di cara boss. Ah, per ora mi tengo il tentacolino. Però è anche lei un famiglio. Vai, questo ci serviva oltretutto. Materiali, zenzero. Ole. Il bue con le ali, fantastico. Ah, è lui che dà il caio, giustamente. È una vacca. Ok, di qua vedi, non ero venuto. Pozione dei carbossa. Io mi ero imbellinato lì sotto a farmi tutta la foresta. Quando in verità probabilmente bastava che io, cioè la grotta volevo dire. Quando in verità probabilmente devo fare un giro di qua.
Eccolo, finalmente un critico. Carne di bestia. Posso tornare poi su o no? Ponte del male. Faccio una valigia. No, non voglio passare di qua. Voglio passare da sopra. Che comunque è un cambio zona. Quindi se mi dice anche questo ponte del male, me ne sto. Ma torre dei draghi gemelli. Sono due zone diverse. Oh, questo l'ho visto in un trailer. Questo è figo. Minchia, l'uomo lupo. Allora, vedi che era un licantropo quello che avevano impiallato là. Mitri da te, non l'ho letto. Ma no. Ok, fanno parte delle quest questi qua, eh. Licantrope. Bastardo. Sì, quei critici. Cavolo. Io andrei tutto su prima. Vabbè. No way. Occhiali da... Occhiali che proteggono gli occhi dalla forte luce solare, aumentano l'intelligenza. Non mi interessano. Ok, qua entro dentro la torre. Acciaio, canapa, botto di roba. Alcune porte vengono aperte facendo stendere il braccio. Lo so, no, ma questo lo sapevo. No, ma è una roba che è vecchia nel tutorial proprio iniziale. Vabbè. Non volevo entrare nella torre comunque. Avrei voluto. Volevo sapere innanzitutto se potevo salire su quegli ingranaggi lì. Sì. Ok, 3 su 3. Comunque poi devo tornare là sotto, eh. Ah, ecco come ci si arrivava, vedi? PV Max. C'è il mio coso che è tipo rimasto da qualche parte a menare, eh. No! Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street. Uff, lama volante. Una lama che è stata magicamente dotata di capacità di volo. Ah, però. No, c'ho il badile della shovel. Sono Shovel Knight. Grande. Un bandile che funge da arma. L'arpa è più forte, però. Ok. Ci siamo divertiti. È stato molto bello. È stato molto divertente. Possiamo anche tornarcene a casa. Sì, che abbiamo speso praticamente metà dell'episodio a fare l'idiota lì. Quando avrei potuto, tipo, riscendere e vedere altre robe.
Di nuovo famiglio per l'ennesima volta. No, anche comunque questo episodio, questo video sarà più lungo, l'episodio probabilmente no. Perché se ho fatto déjà vu davvero. Benissimo. Ok. Eccoci qua. Immaginavo. Sì, collegamento però. Fermi tutti. Scusa, ma quello non mi ha dato il potere. Ah, no, mi ha dato uno slot in più. Ok, mi ha dato uno slot in più per. Capito. Per le build. Ok. No, ero confuso. Ok. Allora, qua. Una sedia? Ok. Ma dai. Ma no, ma. Ma io volevo andarci là, perché non mi ha fatto andare? Davvero? Wow. Mi avrebbe portato là sopra, mi avrebbe portato. Ma no. Perché non si è tolto quando. Cioè io schiacciavo, raga, ma non succedeva niente. Cioè devo farmi 2000 anni di backtracking ora per tornare da quella sedia. No. E no. Mamma mia, questa è la puntata dei déjà vu. E qua di nuovo questa situazione qua. Ok, ho deciso di ripassare da sopra perché da sotto, al di là di quella sedia, non ho trovato niente che tutto sommato valesse un minimo la mia attenzione, secondo me. Cioè, ora non so se siamo bloccati. Sinceramente, non mi ricordo se siamo bloccati. Per colpa del fatto che dobbiamo prendere il nuoto. O ci serve qualcos'altro, onestamente. Sì, perché qua sopra non possiamo andare, più su di qua. Però alla sinistra potevamo andare, mi sembra. Ma no, quanto vi odio. Questi li odio. Ok. Di tutta sì. Esatto, potevamo venire di qua. Oh, questo è importante. Competenza con i pugnali. Benissimo, ora faremo. Se equipaggiassi quel frammento, avrei più competenza con i pugnali. Però intanto è maledetto. Ok. Oh, ok, io ero più portato a continuare da questa parte, sinceramente. Cadere. Non ho intenzione di scoprire che cosa succede. Cosa possa accadere? Oh, bene qua. Probabilmente devo cadere. PV Max. Un altro slot. Perfetto. Esatto. Devo cadere per forza perché di sopra non posso andare. Ma neanche volendo. No. Questo vuol dire che o draghi gemelli.
vuol dire che o draghi i gemelli o il Ponte Eterno. Non c'è altra soluzione. Mannaggia me, mannaggia me. Però vabbè, abbiamo preso della roba interessante almeno. Però che scazzo. Sì, per forza così. Oh, eh no, di là a nuotare. E niente. Signori, io vi ringrazio per aver visto questo episodio. Penso che sarà molto tagliato e montato perché ho girato come la merda nei tubi, come si dice dalle mie parti. Io vi invito a lasciare un pollice in su, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e a seguire tutte le altre puntate di Bloodstained. Vi saluto, un trifoglio per te, uno per me e uno boh. Vabbè, ciao ragazzi, buona serata. Mannaggia.